Ci troviamo a Molazzo, in Lunigiana. Con noi l'anfitrione, il nostro amico Riccardo Boggi, che ci ha già guidato a vedere la fortezza di Aulla. E oggi, Riccardo, dove ci troviamo? Intanto qui siamo in quella che è la famosa Torre di Dante, così chiamata perché si ricorda la venuta di Dante, ospite dei Malaspina di Molazzo, e soprattutto pacere con il Vescovo di Luni nel 1306. Qui c'è il monumento di Dante, che è l'ultima opera di un bravo scultore di Carrara, Arturo Dazzi. Adesso andiamo in quello che era uno dei palazzi di casa Malaspina, per scoprire un personaggio che in Italia è poco conosciuto, ma è conosciuto invece in tutto il mondo, il grande navigatore Alessandro Malaspina, l'ultimo dei grandi navigatori italiani, hanno scritto, ed è stato vero, perché organizzò una missione scientifica di estremo interesse. Ci farà da guida dentro quello che è lo specialista, un massimo conoscitore italiano delle imprese di Alessandro, che è Dario Manfredi, che è quello che ha creato, vedrete, un museo eccezionale, alla scoperta di Alessandro, navigatore, ma anche della casata dei Malaspina di Molazzo. Fantastico. Come al solito, il tuo dono della sintesi ci introduce in un mondo che non conosciamo, tra l'altro con questa nebbiolina, è l'ideale, Riccardo. Sì, è l'ideale. Poi vedete, già siamo in un clima internazionale. Se vedete quella apide, è la Real Accademia Hispano-Americana di Cadice che ha messo questa epigrafe proprio in onore di Alejandro Malaspina. Questo vi testimonia, vi dice quanta attenzione c'è nel mondo scientifico per questa persona. Per questa persona. Andiamo. Ho letto che questa torre era alta 33 metri. Sì, era una cosa spettacolare. Poi per litigi tra i due Malaspina se la sono contesa e uno ha obbligato praticamente il consanguineo a tagliarla perché aveva paura che in qualche modo dominasse o la usasse come macchina da guerra nei suoi confronti. Siamo in questa cosa, questo clima, tu dicevi prima la nebbia, ma mi veniva in mente quello che ha scritto delle cose bellissime Carducci proprio qui a Molazzo, no? Che comincia fosco intanto battea la rocca di Molazzo il nembo e racconta di questo clima particolare che c'era qui a Molazzo quando immagina l'arrivo di Dante, insomma, da queste parti. E poi qui voi che siete del Liguglio, qui era di casa di grande Ceccardo Rocca Tagliata Ceccardi. Esattamente. Che nel 1906 venne lui ad aprire le celebrazioni per la venuta di Dante. Ecco, quello. Allora, vedete, questo garbato signore il nostro ospite, io dico che è la reincarnazione di Alessandro Malaspina, perché è quello che in Italia, e non solo in Italia, sa tutto su Alessandro. Buongiorno. Guardi che si può fumare anche. Ma guardi, io l'ho buttata via per ci mancherebbe altro, intanto la conosciamo volentieri, lietissimo. Come me lo dice ancora il suo nome? Dario Manfredi. Il nostro Riccardo dice che lei è la reincarnazione di questo grande navigatore, permesso? Ma qualche volta mi viene anche a me il dubbio. Signor Dario, io al di là di quello che sarà senz'altro una grande figura, noi Liguri abbiamo, noi Liguri per quello che è la mia
piccola e scarna conoscenza, abbiamo sempre sentito parlare dei Malaspina come di una banda di briganti, però. Ma è vero, eh. È vero anche questo, è vero anche questo. Gente che faceva l'inverosimile per estorcere denaro al prossimo, eccetera, eccetera. Ma guardi, poi che... in tutte le famiglie c'è la figura, naturalmente, di grande rilievo. Ma tutte le famiglie nobili hanno questa origine. Certo, certo, nascono i soldi, si fanno non onestamente. Con la prepotenza, l'appoggio dell'imperatore, è chiaro. Andiamo? Andiamo. Questa sala è dedicata al navigatore Alessandro Malaspina. Abbiamo raccolto tutta la documentazione che pensavamo meritasse, a cominciare dall'atto di battesimo. Questo è proprietà della parrocchia, ma è stato dato in deposito con il consenso del vescovo, che, come si vede, è nato a Mulazzo il 5 novembre 1754. Questa è una delle prime lettere che parlano di Alessandro Malaspina. È il padre che scrive a suo fratello dicendogli che gli sarebbe stata sua intenzione avviare alla carriera ecclesiastica il piccolo Alessandrino, il quale però mostrava un positivo controgenio, non ne voleva sapere. E quindi il padre, abbastanza strano per quei tempi, ma ha deciso di accontentare il ragazzo e lo ha avviato alla carriera militare. Alessandro Malaspina a 20 anni quindi si è trasportato in Spagna. Il giovane ufficiale è entrato nel 1774 nella Real Armada, ha compiuto un po' tutte le esperienze degli ufficiali della sua epoca, quindi qualche viaggio, qualche battaglia, e durante uno di questi viaggi, un viaggio commerciale fatto per conto della Compagnia delle Filippine, Alessandro ha pensato di fare una spedizione scientifica con il compito di approfondire la conoscenza delle scienze naturali, botanica, mineralogia, zoologia. Quindi lui ha avuto il merito di fare la prima spedizione interdisciplinare e scientifica dell'epoca moderna. Il 30 luglio 1789 iniziò la grande spedizione. In questa carta possiamo vedere l'itinerario. Partirono da Cadice, arrivarono sino a Capo Horn, lo doppiarono e risalirono tutta la costa pacifica d'America sino all'Alaska, dove ancora oggi un ghiacciaio è intitolato ad Alessandro Malaspina. Tornarono al Messico, attraversarono il Pacifico, toccarono le Filippine, alcuni tratti della Nuova Zelanda e Sydney, quindi ritornarono verso Oriente attraversando il Pacifico una seconda volta e fermandosi alle isole del Vavao, e di nuovo attraverso il Capo Horn ritornarono in Spagna. La spedizione complessivamente durò più di 5 anni. Più di cinque anni. Quindi questi si approvvigionavano sul posto. Sì, naturalmente. Quasi tutti i luoghi visitati appartenevano all'impero di Spagna e il governo aveva dato ordine di dare la massima assistenza alla spedizione quando fosse stata nei vari luoghi. Signor Dario, vedo che abbiamo delle altre vetrinette che illustrano un po' gli strumenti a disposizione del navigatore. Ce ne parli brevemente. Sì, qui abbiamo l'ottante, che serviva per misurare l'altezza degli astri sull'orizzonte e quindi l'angolo azimutale e quindi per calcolare poi le coordinate. L'antenato del sestante. Esattamente. Il grafometro serviva invece per triangolazioni a terra. Quello era lo strumento che utilizzavano gli ufficiali della spedizione Malaspina proprio per tracciare la cartografia. Questo è un cannocchiale dell'epoca. E forse fra gli strumenti qui esposti è il più raro.
perché per non appesantire il braccio di chi lo portava venivano costruiti in cartone e se ne sono conservati pochissimi. Pochissimi, sì, 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 immagino. Questo invece, signor Dario? Questo è la riproduzione di un vascello simile a quelli sui quali Alessandro Malaspina compì i suoi primi viaggi e le sue prime battaglie. Ci fu una guerra contro l'Inghilterra nel 1782 e Alessandro Malaspina era su un vascello di questo tipo. Da questa parte invece, signor Dario, che cosa abbiamo? In questa vetrina abbiamo un pochino ricostruito gli interessi naturalistici dell'epoca, abbiamo questo volume sull'étude de la nature di Saint-Pierre, che era il breviario quasi di ogni navigatore illuminato, abbiamo quella felce che dimostra come venivano costruiti gli erbari, quel cranio è dell'uccello più grande del mondo, l'albatros urlatore, che ora è una specie protetta che vive attorno a Capo Horno. E quello è uno scrittoio portatile che gli ufficiali utilizzavano abitualmente. Non è di Alessandro Malaspina, ma è dell'epoca. Thank you.
Allora, intanto, signor Dario, noi dobbiamo ringraziarla. Abbiamo scoperto in lei una persona dottissima, su quello non avevamo dubbi perché Riccardo aveva già speso fiumi di parole per descriverla. Ma soprattutto abbiamo scoperto l'amore di un grande ricercatore, oltre che di un appassionato di questo settore di storia della Lunigiana. Il signor Dario domani farà vela per la Spagna. Sì. E che cosa andrà a fare di preciso? Devo prendere dei contatti con il Consejo Superiore de Investigación Científica, il corrispettivo spagnolo del nostro Centro Superiore di Ricerche. Mi ha commissionato una biografia di Malaspina che deve essere pubblicata insieme ad altre manifestazioni nel 2010, che è il bicentenario della morte. E allora vado a definire gli ultimi dettagli di questa biografia, che dovrebbe essere, per quanto mi riguarda, anche la summa, ecco, di tutta una vita di ricerca. Esatto. E con l'occasione faccio alcune ricerche archivistiche all'Archivio Storico Nazionale, al Museo Navale di Madrid, dove si conserva la maggioranza dei documenti della spedizione. Anche quelli sdoganati dopo 80 anni dalla morte, sì, del, sì, Malaspina. Tutti quelli che si sono conservati, il 90% sono al Museo Navale. Se può portarne a casa qualche quello dubbio. Sarà difficile perché ci sono dei controlli elettronici notevoli. Allora, intanto al signor Dario chiediamo: come si fa a venire a Mulazzo e visitare quello che abbiamo appena visto? Beh, la cosa più sicura è telefonare e prendere un appuntamento. 0187 43 97 12. E quindi gli interessati sanno come fare. Lei è una persona disponibilissima, tra l'altro dottissima, come dicevo prima. Grazie, signor Dario. Un sacco di auguri per tutte le attività che desidera intraprendere. Grazie a lei, buon lavoro.